Che annuncio dunque, come oramai tutti avete appreso, il nostro caro Antonio Liano, dopo dunque è stato qui alla Santa Messa domenica scorsa, dopo essere anche andato alla cappella di Lanzago di Silea per acquistare i libri, dove l'hanno visto lì, fedeli, sereno, e per dire tranquillo, e bene tornato a casa, e la mattina dopo alle 8, accingendosi ad andare al lavoro, è stato colto dunque da un malore, il quale dunque neanche l'ambulanza che lui stesso ha chiamato ha potuto dunque salvarlo, perché per quanto rapidamente erano sul posto, dunque lui è andato e il Signore l'ha chiamato a sé, e come lo fa per tutti, ci chiama e chiama ognuno di noi nel migliore momento. Perciò subito abbiamo iniziato a innalzare le nostre preghiere al cielo per il riposo della sua anima, nell'attesa non facile di avere qualsiasi contatto con un parente vicino, perché insomma è comunque solo, però ecco, anche per poter ancora raggiungere parenti difficilmente raggiungibili, abbiamo dunque messo il funerale per sabato 30 novembre, e la messa dei funerali sarà qui nella cappella, e poi da qui si parte al cimitero di Mestre, dove sarà dunque sepolto, dove sono anche sepolti i suoi genitori, ma però certamente non si potranno metterli vicino all'altro. Insomma, sabato 30 alle 10 qua il funerale, e vi ricordo siamo nel mese di novembre, vi sono quelle indulgenze che si ottengono nel mese di novembre, e dunque come vi ricordo come per ogni giorno del mese di novembre una devozione per i defunti ottiene 3 anni di purgatorio in meno. E dunque anche lì, se lo si faceva ogni giorno del mese, si otteneva anche un'udienza plenaria per un defunto. Dunque sin da adesso, sin da questa Santa Messa, preghiamo per la sua anima, perché c'è chi ride ma c'è chi non ride, o chi esulta della gioia, e ce lo faranno sapere nell'aldilà le anime, quando saranno accolte le anime che hanno pregato per loro. I tuoi vicini ridevano quando tu parlavi di indulgenze di un giorno, 3 giorni, 30 giorni. Io non rido, perché io sono uscito fuori dal purgatorio 3 anni prima, e è una purificazione certamente di carità, di amore, ma di fuoco. Dunque l'anima nel purgatorio soffre e ha bisogno delle nostre preghiere, e allora perciò noi preghiamo per il nostro caro Antonio, dico ancora sin da adesso, e cerchiamo dunque di dargli nella misura del possibile l'ultimo commiato al cimitero dunque di Mestre, poi in seguito alla messa qua. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. 24esima e ultima domenica dopo Pentecoste, eppur veramente la domenica, possiamo dire, del dies ire, del dies illa, la domenica nella quale le nostre anime devono essere scosse dalle truci, predizioni dei profeti, quando parlavano dunque dell'abominazione, della desolazione, che riguardava ad un lato senz'altro la distruzione di Gerusalemme, avvenuta nel 70 dopo Gesù Cristo sotto dunque la spietata spada dell'impero romano, che però secondo tutti significa anche, e come sempre le cose avvenute storicamente, fattualmente, annunciano anche la fine dei tempi. E perciò non ci stanchiamo ogni anno a ripetere quello che ci insegna Santa Madre Chiesa riguardo, con
San Girolamo, Girolamo. Lui dunque spiega l'abominazione della desolazione, spiega la profezia di Daniele, spiega anche come la profezia di Daniele si è matematicamente compiuta con i famosi 490 anni predetti, spiega anche appunto la profezia che precedeva anche il castigo di Israele e di Giuda per quanto riguardava la loro deportazione, anche se quella profetizzata certamente prima, per esempio dal profeta Michea che leggiamo anche, e spiega però appunto l'abominazione della desolazione. E dice, e lo ripetiamo, dice si può semplicemente interpretare come l'anticristo, o allora dice come l'immagine di Cesare che Pilato fece erigere nel Tempio, o dice come la statua equestra di Adriano, imperatore, che era fino ai tempi presenti, dice lui, presente, dunque ancora testimone che il Tempio di Gerusalemme è stato profanato e si venerava lì la statua dell'imperatore, essendosi questi imperatori resi divini e divinizzati, dunque simbolo dell'anticristo, predecessore dell'anticristo stesso. E poi viene, cari fedeli, quello che ogni anno ripetiamo, leggendo le sue parole. L'abominazione della desolazione può essere anche intesa del dogma perverso, la perversione del dogma, che quando la vedremo stare in luogo santo, cosa? La statua equestre? No, la perversione del dogma, cioè dice nella Chiesa, hoc est in ecclesia, e spacciarsi per Dio, la perversione del dogma, allora dobbiamo fuggire dalla Giudea ai monti. Vuol dire dobbiamo abbandonare la lettera mortifera giudaica e avvicinarci dei monti dell'eternità, dai quali noi riceviamo mirabile lume divino, luce divina. E stare dunque nelle case e sotto il tetto, dove non possono raggiungerci le frecce avvelenate del diavolo, neanche a scendere in casa per riprendere la nostra conversazione, il nostro modo di vivere di prima, ma andare a cercare e seminare nell'agro spirituale, nel campo spirituale delle scritture, affinché possiamo ancora avere tempo di trarre frutto spirituale. Dunque, ritirarsi dal mondo, darsi il tempo di raccogliersi, studiare e leggere attentamente e devotamente le sacre scritture, il catechismo, la vita dei santi, le grandi verità, e neanche andare a cercare la seconda tonaca, il secondo vestito, come gli apostoli ci hanno proibito in segno di povertà. Cari fedeli, il falso dogma, il dogma perverso, cos'è il dogma perverso? Qual è il dogma perverso che poi si presenta in chiesa come Dio? Cosa può essere un dogma perverso che si presenta in chiesa come Dio? Può essere solo un dogma che pretende rappresentare Dio e che vuole essere creduto e confessato come quel Dio. Qual è questo dogma perverso? Questo dogma perverso è semplicemente quel presunto Dio unico. Quel presunto Dio unico tirato fuori dal manico dell'amicizia giudaica cristiana che precedeva da tanti decenni il Concilio Vaticano II, eccolo qua, il Dio unico, che unisce
Islam, giudaismo e cristianesimo. Eccolo qua. Grande architetto. Cari fedeli, questo Dio unico però ha tanto tempo a penetrare il cristianesimo. Vi ricordo come io stesso vi avevo qua citato quel famoso libro del vescovo di Bombay del fine 800 di cui diceva Papa Leone XIII, che era la miglior opera fatta riguardo a quello che la setta voleva insegnare ai cristiani. Infatti Monsignor Mevran all'epoca scriveva: la massoneria, sinagoga di Satana, e spiega come in lettura cabalistica, come dunque in lettura perversa, come in lettura di una gnosi depravata al massimo che adorava il niente come Dio, il nulla, in modo esplicitissimo, e dove lui spiega: non è più la trinità di persone nell'unità della sostanza, ma l'infinito, l'assoluto, l'eterno, l'immensità incomprensibile, inintelligibile, vuota, senza forma, di cui le tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, non sono altro che emanazioni temporali, invece di essere, come lo vuole la rivelazione e la ragione, la sussistenza, il soggetto, il possessore coeterno, coinfinito di questa sostanza infinita. E poi spiega come nel paganesimo l'essere primordiale, quel certo denominatore comune, l'essere primordiale, che è per il paganesimo al contempo il non essere, perché non è definito. Un errore, però che un errore come ogni errore contiene una parte di verità. Io voglio cercare un essere primo, e beh, glielo devo togliere di tutto quello che lo potrebbe mettere in riga vicino a un secondo. E cosa fa? Uno, due, tre cose. La differenza. La differenza numerica e la differenza specifica. Allora come devo fare? E beh, faccio un essere che non è né numero né niente, niente. Ah, ecco, è niente. Questo è Dio. Bravissimo, l'ho trovato. E lui, sì, contento sotto che mi ha tolto il concetto di Dio e mi ha dato un anticoncetto. Perché il non essere è un concetto negativo. Ad ogni modo, per il paganesimo l'essere primordiale è il non essere. E poi, secondo questa immaginazione, bisogna pur dire, perché di osservazione che precede tali affermazioni non ce ne sono. Ebbene, secondo quella, dunque, pagana pseudofilosofia, questo non essere appare successivamente in modi differenti solo dopo un certo tempo, facendo appunto emanare dal suo vuoto interiore le divinità che adorano i pagani. Noi ridiamo e prendiamo in giro l'Olimpo con tutte le divinità che poi si facevano anche la guerra. Ma così stupida non è l'errore del paganesimo. Sapevano benissimo che quelle divinità che si facevano la guerra sull'Olimpo, e al quale per fare il vino metteva un granello qua, per fare i figli faceva un altro piccolo ufficio qua, per fare la guerra doveva fare una... Sapevano benissimo che erano delle sottodivinità, quelle però divinità irraggiungibili per noi poveri mortali. Avevano ben capito che ci devono inventarsi qualche cosa che giustifica questi ridicoli dei cattivi che si fanno la guerra. È il non essere, il niente, il nulla. E perciò con questo scopo della teoria, scrive, dell'emanazione della Trinità, introdurre l'emanazione nell'universo, negare l'eternità della Divina Trinità, della creazione ex nihilo,
Ah, la grande differenza. Dio crea dal nulla. Lì il nulla si crea a se stesso e diventa Dio. Diabolos. Il diavolo rovescia sempre, intelligentissimamente, le cose. Infatti, vi è poi il specialista, rabbino esegeta e cabalista italiano dell'Ottocento che vive a Livorno, che spiegava poi ai cristiani in testi come devono finalmente loro ricevere da loro superiori, voi cristiani inferiori, la vostra Trinità. Bellissima la vostra Trinità, però è qualcosa di sotto della divinità, sapete? Dunque, per me potete anche creare la vostra Trinità, però dovete capire che la Trinità viene da un Dio più alto. Fratelli maggiori insegnano, fratelli maggiori che non esistono, fratelli maggiori di cui Sant'Agostino dice neanche, non li abbiamo, semmai siamo noi i fratelli maggiori dell'Antico Testamento, e questi negano anche l'Antico Testamento, e questi fratelli che negano e l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, al colcino diventano i fratelli maggiori di chi? Appunto non dei cattolici, ma di chi si fanno adottare da loro e danno e spacciano un Dio appunto, che è quel presunto Dio sopra la Trinità, l'unico Dio delle tre religioni. E vedete, niente cade a caso. Questo Dio, presunto Dio, è quel famoso spirito principale che si diceva, e vi ho parlato spesso. Egemonicon pneuma, che attraverso tutta la storia della filosofia, con un grande Cicerone che ne fa esplicitamente riferimento, dice questo spirito che governa tutto, da noi e nella mente, e ne abbiamo solo tutti una insieme, non c'è uno per sé, nella pianta e nella radice, nella bestia selvaggia e nell'impeto col quale la bestia selvaggia si getta sulla preda per divorarla, e dice, e io mi rifaccio, scrive nel suo libro sulla natura degli dèi, mi rifaccio al concetto tecnico della Stoa, spirito principale. Questo è lo spirito principale, che viene anche questo tratto dal manico di cosiddetti saggenti scienziati, zacchete, ecco qua il nuovo Dio che fa i vescovi. Facciamo delle nuove consacrazioni episcopali. Non diciamo più ricevi il sacerdozio di Cristo, no, ricevi lo spirito principale. Cosa strana, cari fedeli. Questa nuova consacrazione episcopale che impone e distrugge il sacerdozio con questo perverso dogma di un Dio che non è Dio, viene promulgata il 30 giugno, il 18 giugno 1968. Pochi giorni dopo, il 30 giugno 1968, vi è la famosa professione di fede di Paolo VI. Dove professa il Dio unico, poi ringrazia Dio per tutti quelli che credono al Dio unico, anche se non credono nella Trinità. Perché la Trinità è l'appanaggio nostro. Abbiamo tutti lo Dio unico e poi noi abbiamo il sottoprodotto anche della Trinità, optional, cristiano. Abbiamo tutti la Jaguar, però qualcheduno ha l'optional con dentro rifinito in legno di rose, l'altro in plastica, vabbè, però abbiamo tutti la Jaguar, abbiamo tutti il Dio unico. Poi la Trinità è una cosa nostra, però insomma, ringrazia prima per tutti quelli che credono nel Dio unico senza credere nella Trinità. Ma è come dire, ma signora maestra, io accetto la geometria del triangolo, però non posso accettare angoli nel triangolo. Figlio mio, come farai a capire il triangolo se non accetti gli angoli? Sì, ce lo faccio perché io sono cabalista e vivo della contraddizione. Ah, ho capito. Perciò abolizione del buonsenso nell'insegnare non solo la filosofia ai seminaristi, anche il pensare normale, naturale ai bambini. Abominazione della desolazione, cari fedeli. Tanto più grave che, lo ripetiamo sempre, è come il diabete e il tumore, non ce ne si accorge.
quando se ne accorge è tardi, troppo tardi. E perciò i pastori vengono gravissimamente chiamati da Dio in giudizio se, come diceva Sant'Agostino, guai a quei tempi che verranno, quando i pastori diranno: tu basta che credi, ma altrimenti non ti preoccupare. Fai una vita bella, vai a divertirti, vai al ballo, vai. Non ti angosciare, credi e va bene così. Guai a quei pastori. Allora vedete, in questa 24esima domenica vi è il grande sermone di San Basilio Magno. E quello lì sì che era un gigante. E lui semplicemente ci dice le quattro verità, come dicono i francesi. Quando il desiderio di peccare ti invade, vorrei che pensassi a quel formidabile e terribile tribunale di Cristo, al quale egli presiderà giudice su trono alto ed eccelso, e dove ogni creatura comparirà ritta e tremante dinanzi alla sua gloriosa presenza. Vi saremo condotti pure noi, uno a uno, per rendere conto delle azioni della nostra vita. Subito dopo, quelli che avranno commesso molto male in vita si vedranno circondati da angeli terribili e deformi, dallo sguardo di fuoco, spiranti fuoco, mostrando con ciò la crudeltà del loro disegno e volontà, facendo vedere la loro tristezza e il loro odio che portano al genere umano, con la nerezza del loro volto simile alla notte. Pensa inoltre al baratro profondo, alle dense tenebre, al fuoco senza chiarore, avente sì la forza di bruciare, ma privo di luce. Poi una specie di vermi velenosi, divoranti la carne, corrodenti senza tregua, né mai sazi, procurando con la stessa loro corrosione intollerabili dolori. Infine ciò che è il più grave di tutti i supplizi, l'obbrobrio e la confusione sempiterna. Temi queste cose e, penetrato da questo timore, servitene come d'un freno per impedire all'anima d'essere trascinata dalla concupiscenza a commettere il peccato. Questo è il timore del Signore che il profeta promette di insegnarci. Ed egli non ha promesso semplicemente di insegnarlo, ma di insegnarlo a quelli che lo vorranno ascoltare, non a quelli che si lasciano trascinare ben lontano, ma a quelli che accorrono desiderosi della salute. Ah, ma lei è crudele. Povera gente viene a lei perché vuole la salute. E tu gli accendi un fuoco interminabile dell'inferno. Ma tu così allontani tutti, non avvicini nessuno. Dillo a Gesù, dillo a Dio, e vergognati di dirlo. Ma lui conosce il tuo torpore, la tua lentezza, e sa benissimo che se non ti minaccia prima, tu non ti svegli fuori. E non vuole lui che tu urli un'eternità. Non a quelli che si rendono estranei alle promesse, ma a quelli che col battesimo sono stati fatti figli di adozione. Non va a dirlo a Gesù Cristo, questo ai pagani. No, lì magari veramente con tatto, prudenza, come San Paolo: voi qui adorate il Dio incognito, ve lo dico io chi è, devo attirare col miele. Una volta che sei venuto da me, io le quattro verità te le devo dire tutte. Qua non si tratta di giocare e non si tratta neanche di fare finta,
come diceva Giovanni Paolo II, peccato che non si parla più dell'inferno, diceva. Perché? Perché era un metodo retorico fantastico per svegliare la gente. Non è un metodo retorico. Ah, ma questo allora è un Dio cattivo. Non è un Dio cattivo. Perché la sua bontà è infinitamente più grande che non il più tremendo dolore del dannato, che si danna perché non ha voluto lui salvarsi. E si comparirà davanti al Cristo e dirà: sì, però io sapevo che ero un povero peccatore e semplicemente non ce la facevo. Era impossibile per me non peccare. Hai ragione. Tu non ce la facevi e per te era impossibile di non peccare. Hai ragione. Ma a me era possibile di farmi uomo e di versare il mio sangue per te e in ginocchio presentartelo. Non l'hai voluto. E questo è l'obbrobrio. E noi non possiamo immaginare. Noi possiamo immaginare la cosa più tremenda in inferno è un verme che mi rode nervo per nervo con un dolore atroce che non finisce mai. Quella è la cosa che per noi è la più tremenda. Ma non abbiamo idea cosa vuol dire la vergogna di non avere accettato la carità divina. Non facciamo fatica. Perciò ci sono esercizi spirituali a smuovere la nostra anima, ad alzarla a queste grandi verità. Sì, non a quelli che si rendono estranei alle promesse, ma a quelli che col battesimo sono stati fatti figli di adozione, riconciliati e uniti allo stesso Verbo. Perciò venite, dice, cioè per mezzo delle buone opere, avvicinatevi a me, o figli, sono qua, avvicinatevi. Voi che per mezzo della rigenerazione vi ho battezzato, vi ho fatto battezzare. Io sono qua in mezzo di voi. Mi toccate e mi vedete come attraverso la materia dell'acqua, attraverso la materia del crisma che il vescovo mi ha messo sulla fronte, attraverso la materia del schiaffo che mi ha dato, attraverso la materia del pane e del vino che diventano il mio corpo e il mio sangue, attraverso la mia chiesa, che è visibile, palpabile, riconoscibile. Sono io in mezzo a voi e tu come mi tratti? Io vi insegnerò a temere il Signore, quello cioè che un po' più sopra abbiamo descritto nel nostro discorso. Cari fedeli, queste sono le verità, perciò è giusto che siamo fuggiti, è giusto che abbiamo abbandonato quello che non è più la Chiesa di Dio. E sbagliano quelli che pensano dovere scendere in casa, tornare indietro e andarsi a prendere agli adoratori della Pacciamama e a coloro che tollerano Moloch in Colosseo. Ma vi rendete conto? Moloch era un toro vacca seduto incandescente nel quale si gettavano dentro i bambini per propiziarsi i dèi. Il re di Israele e di Giuda sono stati minacciati per più di un secolo. Voi sarete portati in cattività. Perché? Perché li tollerate quei alti luoghi di idolatria. Vi paragonati al mestiere della meretrice. Nella Santa Scrittura l'idolatria si parla sempre di meretrice. Per averli solo tollerati, tutti in tremenda castigo e schiavitù per decenni. E cosa hanno fatto con quei profeti? Li hanno presi e li hanno segati in due. Tu sei negativo, tu non sei positivo. No, non sono positivo. Segami pure in due. Isaia profeta. Vedete, dobbiamo darci veramente una gran mossa e non cercare magari, ecco, vado là e mi faccio dare dagli adoratori della Pacciamama che una messa in latino, ma di cosa?
Questo dunque, questa è l'ultima domenica dell'anno liturgico, prima che domenica prossima, che la Chiesa prorompe nella grata, gioiosa speranza, arriva il Redentore. Lo avremo fra le nostre braccia, ma non solo, diventerà più noi che noi stessi, perché ci comunichiamo a Lui. Nel battesimo Lui cambia nell'essenza la mia anima. Ma vuoi capire questo? L'anima fa quello che fa sì che uomo è uomo, perché se non avesse l'anima sarebbe una bestia, un animale. Il battesimo divinizza l'anima. Ecco quanto stolto sono se non do retta a questa chiamata. Però bastano 1000 piccole distrazioni quotidiane a che noi ci deviamo. Non basta neanche un Padre Pio. Padre Pio si lamentava della massa di gente che andava là ad adorarlo lui. Diceva: voi siete degli idolatri, non avete capito niente. Voi Dio dovete adorare, servire. Non venire curiosi qua a adorare me con i miracoli che faccio. Allora, perciò anche il lato bello di questo è che appunto dobbiamo farci una ragione, non possiamo noi fare niente, dobbiamo chiedere tutto al nostro Signore Gesù Cristo. Sine me, nihil potestis facere. Senza di me non fate niente, ma neanche i vostri bisogni. Perché dice San Paolo, in me voi siete e vi muovete. Tu neanche le tue funzioni vegetative le fai da te stesso, senza che io ti mantengo nell'essere, nella tua anima vegetale perfino. Prova a dire alle unghie di non crescere più, non ne hai il dominio, e allora non hai neanche quella dominanza sulla tua anima, perché il peccato originale ti ha tolto il pieno dominio. Io te l'ho ridato, però devi venire a me e chiederlo, così lo vivi come l'ho vissuto io. E lui l'ha vissuto da Dio, in una natura umana. Non può Dio proporre di più che una vita umana vissuta da un Dio, e noi partecipare alla sua vita umana nel nostro a modo divino, come l'ha fatto lui. La grazia santificante fa quello. Non va bene quello? E allora c'è solo una soluzione, cari miei, dirà: il tutto senza di me. Cos'è il tutto senza di me? L'inferno. L'inferno è tutto senza di me. Perché è il male. Cos'è il male? Il male è l'assenza di un bene dovuto. E il bene dovuto è che voi dovete essere felici in tutta eternità con me. Non avete voluto, sarete infelici senza di me, come avete voluto voi. È meglio che ce li diciamo prima, queste cose, per non spiegare amaramente dopo. E questo deve svegliare però anche noi un grande zelo per le anime che abbiamo intorno, che vivano nella più totale anche apatia mentale. Non è neanche più un tema, non interessa assolutamente più. Assolutamente non interessa più. I pagani devoti perseguitavano i cristiani perché questa è una brutta, cattiva religione, truce, che mangia bambini e ci disturba i nostri dèi. E ci attira malaugurio, li mettiamo tutti in croce, li uccidiamo. Oggi sentire che la statua di Moloch è eretta presso il Colosseo, per noi è come leggere, non so, la Mercedes è stata comprata dalla Chrysler, vabbè, è un passaggio, una notizia. È gravissimo questo che vuol dire, che siamo che dormiamo interamente. Noi, non i pagani, noi i cristiani cattolici tradizionalisti, sedevacantisti, semplici terre, con tutto quello che vogliamo. Se questo non ci sveglia, vuol dire che siamo in un certo senso spiritualmente morti. Dobbiamo svegliarci, e questo lo si fa non con sedute di non so che, ma pregando, facendo le preghiere la mattina, la sera, esaminando la coscienza, confessandosi con regolarità, perché col tempo viene fuori sempre qualche peccatuccio che abbiamo dimenticato e che libera sempre di più la nostra anima, e subito iniziamo a godere di quella libertà dei figli di Dio che vivono secondo i suoi comportamenti. È bellissimo questo.
E perciò chiediamo questa grazia al Signore e preghiamo per le nostre anime che sono in purgatorio affinché possano dunque giungere al più presto la loro eterna destinazione per intercessione a Santa Vergine Maria, in nome del Padre, del Figlio, Santo così sia, se lodato Gesù Cristo.